Ciao ragazze! Allora, questo è un piccolo video e volevo fare questo video tag da parecchio tempo. Ci ho pensato, ripensato. Alla fine ho detto, vabbè, facciamola. È il video tag delle mie 5 scarpe preferite. Allora, devo dire che io non ho 5 scarpe preferite, me ne ho di più. Quindi, per il momento vi faccio vedere queste scarpe e aggiungo dei bonus, diciamo così. Allora, ho cercato il video da cui partivano tutti questi video tag, ma non sono riuscita a trovarlo in un modo o nell'altro. E quindi ho deciso che posterò il mio video sotto un qualsiasi video tag, magari quello di The Mr. Rettore, non lo so, poi vedrò. Quindi sceglierò 5 paia di scarpe che a me piacciono. Più che altro sono estive, ma ce n'è anche un paio invernali. E ve le faccio vedere. Scusate ragazze se in questo periodo non ci sono stata, ma è molto molto difficile trovare un attimo di tempo. La scuola e gli esami mi stanno prendendo totalmente. Infatti ora ho finito ora di studiare, mi volevo riposare, ho detto va bene, facciamo un video, tanto non mi prende molto tempo. Allora, il primo paio di scarpe di cui parlo sono queste e sono le mie Hogan, che sono piuttosto distrutte. Allora, in principio queste non erano, questo sembrava un grigio marroncino, in principio era questo colore, questo bianco panna, ma si sono distrutte e sono dell'anno scorso, quindi ce l'ho già da un anno, sì, da un annetto. Io le trovo comodissime le Hogan, veramente troppo comode. Poi mi piaceva perché ha un effetto un po' così un po' rettile. E sono stracomode. Devo dire che all'inizio sono molto rigide, però con il passare del tempo, quindi col metterle più volte, si ammorbidiscono parecchio. E le Hogan costano tanto, costano parecchio. Io ho solo questo paio di Hogan e poi ne ho un altro paio che non sono Hogan, sono delle Geox che ho acquistato quest'inverno, quindi sono più invernali e hanno in pratica lo stesso modello, leggermente diverso, ma con questa suola rialzata, che secondo me è molto molto comoda. Io non vado d'accordo con le scarpe troppo basse, con le ballerine non vado d'accordo. Le ballerine che vi farò vedere adesso, che sono tra i miei bonus, hanno un minimo di tacchetto, di zeppetta più che altro. Perché, a parte perché sono bassa, e poi perché trovo che mi facciano male la schiena, mi fanno male la schiena, così come i tacchi troppo alti. Infatti oggi ho mal di schiena, ragazze. Pazzesco. Ieri pomeriggio sono stata tutto il giorno, tutto il pomeriggio, dalle 3:30 fino alle 7:30 di sera con i tacchi alti. Tacchi di, ora ve li faccio vedere perché sono tra le mie preferite, non lo so, 10 centimetri, anche di più. Sì, un po' di più forse. Comunque, sono molto molto comodi e le trovo comodissime. Queste le metto e sto tutto il giorno con queste. Vi faccio vedere quanto si sono rovinate, cioè quanto le ho lacerate io con l'uso. Poi solo da una parte, vedete, solo da questa parte è scomparsa l'acca. Comunque, consigliatissime, anche se devo dire che 240 euro per un paio di scarpe, un paio, basta. Allora, va bene, prendo il numero 37. Se vi interessava, a volte 38, dipende. Allora, poi vi faccio vedere un paio che sono prettamente invernali, però che sono piuttosto comodi. Allora, sono col tacchetto, vedete, queste sono 38, quindi dipende. Sono col tacchetto, ma sono comodissime, sono un po' così a francesina e sono veramente comode. Io in inverno le uso spessissimo per uscire il sabato sera o la domenica sera. Il tacco è piuttosto comodo perché è largo. Questo è il secondo paio. Poi, il terzo paio che vi faccio vedere. Allora, devo dire che queste scarpe sono favolose, ma io le posso mettere solo poche volte. Le ho messe solo poche volte perché sono veramente scomodissime, ragazze. Sono della Miss 60, infatti sono intatte in pratica. Però guardate che sono belle. Sono favolose, io le adoro. Le ho comprate per il mio compleanno, per i 18 anni l'anno scorso. Queste è un altro paio che sono tra le mie preferite, perché non sono riuscita a tenerle tutto il tempo. In pratica sono molto fastidiose da qui dentro. Se avete una qualche soluzione per allargarle, perché sono strette, di misura di piede mi prendono, sono una 37 mi pare. Però come da qua sono strettissime, veramente mi tagliano il piede in un modo pazzesco.
Sì, una 37 sono. Poi le altre scarpe sono queste qua e sono queste, allacciate così alla schiava, che sono bellissime. Queste sono in vernice lucida, un po' così, se la vedete un po' tipo rovinata, è fatta apposta, l'effetto che volevano ottenere. Incrociate davanti con il sulaccetto e i laccetti. Senza l'accetto non si possono tenere perché c'è l'elastico, ma stanno troppo larghe. E qua c'è la corda tutta sotto. Anche queste saranno una 37, credo. E queste sono molto più comode rispetto a queste, rispetto ai tacchi in generale, questa zeppa, e mi piace veramente tanto. Sono comodissime, io in estate le usavo in pratica tutte le sere, cioè se dovevo andare a ballare, ecco, precisiamo. E sono veramente comode. I prezzi, ragazze, non me li ricordo. Assolutamente. Allora, queste poco, queste sono state 30 euro, pochissimo. Queste un po' di più, queste saranno sulle 80-90, queste pure, 79 tipo, e le Hogan ve l'ho detto, e poi queste che sono favolose, guardate queste scarpe quanto sono belle, ragazze, io le adoro. L'unica pecca è questo, vedete questa cerniera, dà sulla caviglia e in pratica mi ha lacerato le carni, quindi mi è uscito pure il sangue, però ho messo un po' di cerotto, ma l'ho messo pure male, quindi. E sono questo bronzo dorato, bellissime. E queste, vedete, sono 38, perché sono chiuse, quindi mi serve che il piede venga preso tutto. E queste sono costate 90, 90,89 euro. Oh, come bonus vi faccio vedere queste scarpe della Etnis, che sono delle ballerine di qualche tempo fa, però sono carine, sono comode, anche se io con le ballerine, come ho detto, non mi trovo benissimo e devo mettere per forza un calzino, ma questo più che un gambaletto trasparente, ma non mi piace tanto, so, al massimo in primavera così, ma in estate no, perché muoio dal caldo, e un cerotto per forza, perché sennò è lo stesso effetto di queste. Non ci posso fare niente. Credo che sia l'effetto che facciano, che fanno tutte le ballerine. Scusate, ragazze. Volevo vedere se continuava a registrare. Se continuava a registrare. Questo assolutamente non mi ricordo il prezzo. Queste sono tipo una 38. E poi avevo un altro paio di scarpe che non, però non sono riuscita a trovare. Sicuramente saranno in campagna. Le avrò lasciate in campagna. Se le trovo, ve le faccio vedere anche in un altro video, anche se non c'entra niente. Le mie scarpe preferite, manco a dirlo, in assoluto, sono queste. Sono le mie pantofoline maculate con questo tema animalia che va così tanto quest'anno. E con il leoncino della De Fonseca, che ragazze sono una favola. La misura è 39 perché si prendono, sì, cioè le ho prese più grandi perché voglio stare comoda. E sono favolose, ragazze, veramente un paradiso appena metto i piedi. E tra l'altro sono pure profumate e sono costate 9,90. E niente, ragazze, questo era il mio video delle mie 5 scarpe preferite, anche se in realtà sono di più. Questo è tutto. Un bacione, ciao ragazze.